filo i guanti perché fa freddo a Piacenza oggi, giornata della bassa con un po' di nebbiolina alta. Siamo qua davanti al teatro, adesso si va a mangiare un po' di lambrusco che prepara a Verdi, perché dopo il Don Carlo che ha chiuso la stagione scorsa, ecco Otello di Verdi, inaugurale 23-24 a Piacenza. Nuova produzione con la regia di Italo Annunziata, costumi di Artemio Cabassi, scene di Domenico Franchi, dirige un giovane direttore molto talentuoso, pare Leonardo Sini, e nel cast Gregory Kunde, Luca Micheletti e Francesca Dotto, quindi nome importante, poi ancora Carlotta Vicchi, Antonio Mandrillo, Andrea Galli. Insomma, dopo aver dato conforto spirituale allo stomaco, ci risentiamo negli intervalli, alla fine, interviste per parlarvi di questo Otello. A dopo, lambrusco adesso. Allora adesso siamo nell'intervallo, sono nei corridoi dei palchi qua al Teatro Municipale di Piacenza, per un Otello che sta galvanizzando il pubblico, uno spettacolo molto asciutto, molto classico, a cui viene data un'ambientazione fino all'Ottocento, più o meno l'epoca in cui l'opera è stata scritta, per cui è molto concentrato sui personaggi, per cui c'è modo di dare ai personaggi la chiave per emergere. I tre protagonisti sono sicuramente all'altezza, Gregory Kunde, lo sappiamo, una carriera decennale che è partita da Rossini per arrivare ai ruoli più spinti del repertorio drammatico, insomma è sempre una garanzia di professionalità e di personalità in scena, ma Luca Micheletti è veramente, oltre ad essere il cantante bravissimo che è un artista veramente di livello superiore, come accenta, come dice, come affronta ogni frase, come ogni intenzione è sfumata, veramente uno Iago non solo di grande aggetto vocale, ma di straordinaria potenza espressiva interpretativa, lirica, molto vaporosa, molto convincente vocalmente, la Desdemona di Francesca Dotto, veramente aerea e poetica, ma di temperamento, non è la pupattola qui spesso e ingiustamente si fa riferimento parlando di questo personaggio, è una donna autonoma, vedete la bellezza, intanto vi ho fatto fare un giro per il Teatro Municipale, la bellezza della sala e tutto il coté di comprimari mi sembra l'altezza, bravissimo Leonardo Sini, veramente una direzione piena di tensione drammatica, di squarci lirici, con un fraseggio orchestrale curatissimo, rende giustizia finora, mancano i primi due atti, sono andati, mancano terzo e quarto atto, giustizia espressiva e di densità. Shakespeare, Verdi, che ha questo grandissimo capolavoro, per cui una lettura orchestrale fino a qui e musicale veramente, veramente eccellente. Il pubblico sta reagendo molto bene in questa opera che, come sapete, non ha pezzi chiusi, è un continuo flusso musicale drammatico. Terzo e quarto atto ci aspettano, alla fine le impressioni e poi i protagonisti, interviste, insomma, restate con noi, ma dove volete andare se non sul televisionario? Sentite gli applausi finali sul sipario di Otello, adesso rientrerò per farvelo vedere, sarò brevissimo. Terzo e quarto atto intensissimi da parte di tutti i protagonisti, Francesca Dotto intensissima e vibrante, Desdemona, bravissimo Gregory Kunde, un veterano che non è un mistero, l'anno prossimo compirà 70 anni, averne dei cantanti così ancora. Luca Micheletti, artista supremo, vi ho detto di Leonardo Sini che ha confermato una concentrazione veramente eccellente e con questo Otello
con questo anello dopo Don Carlo, il Teatro Municipale di Piacenza dimostra come, in collaborazione con gli altri teatri dell'Emilia Romagna, una gestione artistica e manageriale intelligente, oculata, creativa come quella di Cristina Ferrari, può fare miracoli. Non sono due opere semplici, non sono assolutamente due opere semplici da portare in scena, eppure il risultato è di notevolissimo livello artistico. Lo spettacolo funziona nella sua essenziale, diciamo anche classicità, non c'è niente di astruso, ma coerente. E adesso io vi do appuntamento, interviste, state con noi, ma intanto vi do appuntamento al prossimo Frammenti d'Opera e vi faccio vedere un pochino di applausi nella bella sala del Teatro Municipale di Piacenza. Ecco. Luca Micheletti, grande successo. Bravo! Sempre una gioia quando il pubblico reagisce così. Il teatro è vivo, il teatro è vivo e la musica è un collante, una passione che unisce tutto e potrebbe, se si seguisse il cuore e la testa legata a questo grande evento artistico, potrebbe rendere anche il mondo migliore. Al prossimo Frammenti d'Opera, interviste, rimanete qua sul televisionario.